hold up, I am on my way, I'm in motion. Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi video natalizio. Ebbene sì, oggi video haul di tutti gli acquisti che ho fatto in ben tre negozi: Primark, IKEA, Shein. Ragazzi, infatti quest'anno, dato che dobbiamo un po' rinnovare gli addobbi natalizi, visto che quest'anno con noi c'è Isabella e quindi vogliamo rendere questo Natale super speciale, ho cercato di fare in cetta un po' delle cose natalizie più carine e coccolose possibili. Quindi sono andata a scovare un pochino dappertutto, soprattutto in questi tre negozi, le cose che mi ispiravano di più. Spero che questo video possa quindi esservi d'aiuto per il vostro shopping natalizio. Per chi è nuovo e non ha mai seguito questo canale, prima di tutto la domanda è perché? Secondo, se siete nuovi, ragazzi, io sono Chiara, questo è un canale dove potrete trovare un pochino di tutto, dal beauty allo shopping, all'hairstyle, ai viaggi, insomma veramente un mix bombastico di cose assolutamente da non perdere. Vi ricordo inoltre, per non perdere proprio nulla, di iscrivervi anche al mio Instagram e al mio TikTok, dove quotidianamente sforno delle vere e proprie chicche e vi aiuto anche nella scelta degli acquisti. Ma io direi di iniziare subito questo video, quindi come dico sempre, bando alle ciance, ciancia alle bande, iniziamo subito a scoprire insieme quelle che sono un po' le novità, ma anche un po' i miei acquisti per quanto riguarda lo shopping natalizio 2023. Partiamo! Io direi di partire dal bottino un po' meno succoso e quindi partiamo da IKEA. Devo dire che speravo qualcosa di un pochino più succulento e invece sono rimasta un pochino così. A parte una cosa che ragazzi non ho ancora acquistato perché era terminata quando sono andata al NOS di Brescia e quindi all'IKEA di Brescia, e quindi arriverà nei prossimi giorni, quindi ve la mostrerò più avanti nel vlog in cui vi mostrerò proprio la casa addobbata. Non sono riuscita a trovare veramente tantissime cose da IKEA, però vi mostro quelle piccole cose per la casa, per addobbarla un pochino decenti. La prima cosa ovviamente sono sempre loro, i miei amati e fantastici tovagliolini rossi. Ce ne sono in vari formati, anche più piccolini. Loro non mancano mai. Quando si tratta di Natale, loro arrivano subito. Ovviamente ragazzi vi lascerò ai lati i prezzi per ogni articolo. E l'altro articolo che sono riuscita a scovare sono queste piantine carinissime, appunto di stelle di Natale, finte ovviamente. Però erano troppo carine, guardate che carine che sono. E ovviamente non volevo lasciarle così senza decoro e quindi le ho pensate all'interno di questi vasettini, che ovviamente andrò poi a riempire dorati, che secondo me sono troppo belli. Guardate che carini, ovviamente dovrò mettere sotto un po' di spessore. E sempre dello stesso genere ho acquistato anche questi vasettini rossi, che anche questi secondo me sono super graziosi. E invece per abbinare questi vasettini ho acquistato questo mini pinello, questi mini pinnellini. Ne ho acquistati due, sia di queste che ovviamente delle stelline. E ultima cosa ho preso questo. Guardate quanto è carino, è troppo bello, sempre da abbinare nel mio centro tavola natalizio. L'idea era qui di andare a mettere intorno delle file di così di lucine colorate su questo cuoricino. Adesso vediamo un pochino come realizzarlo, anche qui sono un po' indecisa, però sì, vorrei trovare delle lucine da mettere tutto intorno a questo cuoricino, secondo me è troppo carino anche questo. Sì, il mio shopping natalizio per IKEA è terminato qui, lo so, è stato breve ma intenso. Passiamo invece a uno shopping natalizio molto più succoso e parliamo finalmente di Primark, che dà ragazzi grandissime soddisfazioni. Per chi non ha visto il vlog in cui siamo andati da Primark a scovare un pochino le novità, ve lo lascio qui linkato e anche giù nell'info box, perché ci sono delle cose per Natale la fine del mondo. Cioè perfino Fabio, che è il Grinch in persona, è riuscito a rimanere in qualche modo natalizzato, non so come dire. Era troppo bello, cioè ti entravi nel clima natalizio per forza, anche se non volevi, perché era troppo, c'erano delle cose veramente imperdibili. Quindi andate a vedere quel vlog se volete sapere un pochino le novità. Io vi faccio vedere quello che ho acquistato io e la prima cosa che ci ha rapito sono state queste carte, ovviamente regalo. La prima l'ha scelta Fabio, che è questa verde con i pan di zenzero e le, non
so bene come si chiamano queste caramelle, comunque a forma di stecchetto, non so bene definirvele. Comunque, questa è la scelta Fabio, molto molto carina, ci ricordava un pochino Shrek, non so perché. E invece io ovviamente ho scelto una un pochino più classica, anche un pochino più elegantina, che è questa rossa con i pacchi regalo dorati. Cioè, ditemi se non è bella questa carta, bellissima, proprio sa di Natale. Queste carte stanno di Natale e ce n'erano un miliardo di queste carte regalo, sia di carte che di fiocchi, insomma ce n'era veramente di tutto. Pezzo fortissimo, ragazzi, e questo abbiamo scelto io e Fabio da allestire fuori, perché come vi dicevo nel vlog abbiamo una bambina super piccola, quindi quest'anno sarà più esterno per noi l'allestimento, e quindi abbiamo scelto cose più per l'esterno, e ovviamente non potevamo non prendere lui. Cioè, no, ragazzi, guardate che carino questo gnomo, è troppo bello. Premessa, io odio gli gnomi, non è proprio una cosa che mi rimanda a Natale, mi piace più di tanto, ma lui era troppo bello, cioè sono rimasta affascinata da questo gnomo, che veramente per me era carinissimo, cioè ce lo vedo proprio all'ingresso di casa, lo gnomettino così, era troppo bello, e ovviamente non potevamo lasciare lo gnometto da solo, quindi lo accompagneremo con lui, che è bellissimo, ed è questo orsetto, anche lui ovviamente in stile natalizio, con la sua sciarpina, cioè guardate quanto è carino questo bonbon. Andiamo avanti, ovviamente non abbiamo solo pensato a noi, ma abbiamo pensato anche a Pesca, e quindi abbiamo acquistato per Pesca questo set di toys, quindi questo set di pet toy per cagnolini, ed erano troppo carini, cioè ditemi se non sono bellissimi, guardate qua, con pan di zenzero e qui lo stecco di Natale, cioè sono la fine del mondo, sono troppo troppo belli, non vedo l'ora di scartarli a Pesca come regalo di Natale. Per chi non lo sapesse, Pesca è la nostra barboncina toy che praticamente ci tritura qualsiasi tipo di gioco in un nanosecondo, quindi dato che abbiamo visto che un pochino sta soffrendo la presenza di Isabella un pochino, e il fatto che lei abbia così tanti giochi che ovviamente non può toccare, abbiamo pensato di fare anche lei un regalino di Natale, quindi gli abbiamo preso questi che erano troppo belli, ma ce n'erano un'infinità, veramente anche qui c'era un'infinità di giochi per cani a tema natalizio pazzesca, ma questi per noi erano i più belli, cioè guardate che carini, andiamo avanti, e ovviamente vi faccio vedere l'unica altra cosa che ho acquistato a tema natalizio da Primark, che sono questi, sono praticamente, non ho idea neanche del quantitativo di orecchini appunto a tema natalizio, anche qua ce n'erano tantissimi, questi erano i miei preferiti anche perché sono quelli che utilizzo di più in generale. Altro acquisto natalizio sono state le babbuccette, queste babbucce super carine, secondo me di abbastanza natalizio, perché hanno questo orsetto con questi glitterini troppo troppo carini, c'erano anche un pochino più natalizie, ma a me piacevano queste e sono morbidissime, sono la fine del mondo. Io tra l'altro le babbucce di Primark le amo perché sono super confortevoli e costano sempre pochissimo, e in particolare sono un 35 che è la mia taglia, e boh, non lo so ragazzi, mi piacciono un sacco. E ultima cosa che ho acquistato per me, che non è propriamente natalizia, ma mi piaceva tantissimo, è questo basco. Questo baschetto che io trovo super super carino, e è... cioè ragazzi, guardate che bello. Io poi, lo sapete, ho una fissa per lo stile francese e in generale Parigi, la Francia, quindi... lo amo, cioè ditemi se non è carino con tutti questi brillantini, stupendo, cioè questo lo userò tutto inverno, è meraviglioso, tra l'altro uno dei pochi baschi che mi va perfettamente, cioè che non mi stringe, non mi allargo, perfetto, quindi devo dire Primark dei sempre grandi soddisfazioni. Ultimo acquisto di Primark per quanto riguarda me è questa
eccola qua, questa felpona che in realtà è una doppia XS, cioè quindi dovrebbe essere piccolina, però è una felpona stupenda con la scritta Merry Christmas bianca con questo logo super natalizio. E questa qua in realtà me l'ha scovata Fabio, perché io stavo cercando una felpona un po' natalizia e non riuscivo a trovarla, e lui mentre stava girando per Primark mi ha detto ok prendi questa, è troppo carina. Ed effettivamente è veramente veramente bella, la stampa è semplicissima però secondo me è super, quindi anche questo super acquisto di Primark. Ovviamente ragazzi manca un haul ed è forse il più grande e ve lo vado a prendere perché si tratta dell'haul di un altro grande brand che dà grandi soddisfazioni per quanto riguarda la casa, le decorazioni. Sto parlando ovviamente di Shein, quindi aspettatemi perché la box è gigante, la vado a recuperare. Eccomi tornata, capite? Capite? Ok, ora che sono andata a recuperare la box gigantesca di Shein, vi posso mostrare anche qui le decorazioni natalizie che ho acquistato sul loro sito, che sono qualcosa di folle e stupendo. Prima cosa che io e Fabio abbiamo comprato sono queste tovagliette di lino a tema schiaccianoci, che mi ricordavano troppo il Natale. Adesso io ve ne apro una perché secondo me sono troppo carine e guardatele, cioè per fare colazione erano stupende, mi piacciono da morire, perché non è la classica tovaglietta di Natale col Babbo Natale, insomma la classica cosa che vediamo un po' ovunque, era qualcosa di un pochino diverso, un pochino più sfiziosino. Non lo so, io quando l'ho vista sul sito mi sono innamorata, l'ho acquistata subito anche perché venivano una ciofeca e troppo belle. E ovviamente ne ho acquistata una per me e una per Fabio. E altra cosa che ho acquistato come decorazione natalizia, e questo è un must have perché l'acquisto ogni anno sul loro sito, sono queste decorazioni da appendere, cioè da applicare alle finestre. Io in particolare ho scelto queste che sono super colorate. Solitamente le scelgo un pochino più basic, insomma le sceglievo bianche, al massimo bianco e oro o bianco e rosso. Invece dato che quest'anno c'è Isabella ho voluto scegliere delle colorazioni decisamente più dolci, colorate, un pochino insomma più, non lo so, che mandassero un pochino di più al Natale vero, come lo vivevo io da piccola. Quindi ho preso queste che sono troppo carine, con varie scritte, il pupazzo di neve, insomma lo gnometto, bellissime. E dato che quest'anno l'albero lo faremo fuori proprio perché Isabella è piccolina, abbiamo deciso di fare un albero un pochino diverso. Solitamente il nostro albero all'interno era delle tonalità del bronzo, dato che abbiamo una casa che ha colorazioni scure e quindi volevamo un po' delle tonalità che riprendessero il marrone, che è la tonalità principale in casa nostra. Fuori abbiamo deciso di cambiare completamente, abbiamo scelto come colorazione quest'anno il rosa, l'oro rosa in particolare, e quindi le prime decorazioni che abbiamo preso sono queste palline oro rosa, troppo troppo belle, ditemene se non sono carine, sono stupende secondo me. E anche queste ragazzi costano pochissimo, tra l'altro in queste confezioni carinissime che ricordano quelle che io ho utilizzato per le bomboniere di Isabella. Comunque troppo troppo belle, all'interno ce ne sono 12 ogni confezioncina e devo dire che sono carinissime, sono veramente decorate super bene e hanno quello sparkle, quella luminosità che secondo me renderà l'albero veramente super carino. Altra decorazione natalizia sono queste, adesso ve le faccio vedere, che sono delle mini renne argentate e anche queste mi ispiravano tantissimo da mettere, non so perché ma la renna proprio mi ricorda troppo Natale. E ovviamente sono queste mini renne argentate e hanno i loro filettini come potete vedere appunto per attaccarle. E sono la fine del mondo, sono troppo troppo carine anche queste qui. E ultima cosa, ma non per importanza ragazzi, è questo. Siccome vi dicevo voglio assolutamente fare l'albero rosa, oro rosa, e queste sono delle decorazioni oro rosa stupende secondo me,
ce ne sono veramente tante all'interno, dovrebbero essere 40 pezzi totali e sono tra l'altro in questa confezioncina con, col manico, che secondo me è troppo carina. Ma poi, come potete vedere, sono complete perché praticamente hanno un po' di tutto, dai fiocchi di neve a queste decorazioni un pochino più lunghe lavorate, alle palline super piccole, alle palline un po' più grandi, insomma c'è veramente veramente di tutto e mi piacciono da morire. Secondo me sono super carine per decorare l'albero di Natale insieme alle altre palline che vi ho fatto vedere. Secondo me sono super belle. Ovviamente non mi bastano questi pezzi perché l'albero di Natale che abbiamo scelto io e Fabio è stupendo, ve lo farò vedere nel vlog, è bellissimo, però diciamo che questa è la base. Poi ovviamente stiamo ancora scovando e cercando delle altre decorazioni da abbinarci, soprattutto il puntale, che devo dire quelli che ho trovato su Shein non mi ispiravano tantissimo, quindi sto cercando un puntale un po' più carino. E se avete magari dei consigli su qualche negozio che ha delle cose in particolare per il Natale da consigliarmi, scrivetemelo sotto nei commenti perché sono alla ricerca di decorazioni super natalizie. Bene ragazzi, questo quindi era tutto il mio shopping natalizio per questo 2023. Fatemi sapere voi giù nei commenti che cosa ne pensate. Io vi aspetto come ogni giovedì e sabato qui sul mio canale con nuovi video, nuovi contenuti. Io vi mando un grandissimo bacione. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!